Presidente, buongiorno. Il giorno dopo la sua conferenza stampa, oggi ha parlato anche il mister Iachini, ha sentito le sue parole. Sì, non tutte, no, ma mi hanno detto che Iachini mi ha ringraziato. Io voglio ringraziare lui per quello che ha fatto a portarci a questo punto, alla fine della stagione. Inoltre voglio ringraziare Veronica, tutti i nostri staff, tutti i nostri dipendenti e quelli che ho visto, sono tutti orgogliosi di quello che ho fatto ieri. Inoltre ci sono i tifosi che l'ho sentito, mi hanno mandato messaggi. Ieri, se non sbaglio, il nome di Rocco Commisso è stato il più mandato via su Twitter in tutta Italia. So, i tifosi devono essere orgogliosi che pure la gente di tutta Italia sono con noi. In questo richiamo ai giornalisti di fare le cose giuste, non di non criticare. Io non ho detto mai che loro non possono criticare, ma di fare le cose giuste e cercare di non offendere le persone. Il messaggio dunque che lei ha lanciato ieri ha ricevuto un feedback positivo da parte dei tifosi, sono molti messaggi di stima e di affetto che le sono arrivati. Sì, e le ringrazio per questo perché. Guarda, c'è stata una valanga di sostegno delle mie affermazioni che ho fatto ieri. Io credo che i tifosi più di tutti capiscono, quanto lavoro ci è messo qui. Forse i risultati non sono perfetti, forse i risultati non sono come quello che abbiamo voluto, ma il lavoro c'è stato, non solo da me, ma da tutti quelli che lavorano nella Fiorentina. Io sono arrivato qui ai principi di aprile, ora devo io tornare a casa perché mia moglie se no mi ammazza, io sempre sento mia moglie, e sarebbe bello prima che andare via, a finire qualche altra cosa perché credo che la conferenza che ho fatto ieri era finita su questo punto, ma mi aspettavo, che la casta dei giornalisti rispondevano come hanno risposto. Esatto, infatti il messaggio poi non è stato capito da tutti. Oggi ha ricevuto insomma degli articoli che l'hanno ferita. Sì, no, guarda, ieri c'è stato un comunicato dalla stampa portato avanti di questo Sandro Bennucci. Riferendosi che io non posso parlare, criticare, offendere, questo e quest'altro, ok? E la cosa che ho detto io ieri, che quando ci sono bugie dette da persone, ok, che offendono la mia famiglia, il mio nome, quello che io rappresento, quello che ho fatto nella mia vita, questo non ci sto. E se loro hanno il diritto di criticare, io ho il diritto di difendermi. Ieri ho sentito che Sandro Bennucci, che è il leader di questo comunicato stampa, è stato in televisione e lui ha detto che non ha mai sentito nessuno a Firenze dei giornalisti criticare Rocco, offendere Rocco. Critiche ci sono state, no? Offendere Rocco. Io gli voglio dire a lui, ok? Non ha mai sentito il nome di Rocco Benito usato da Bucchioni o da Corriere Fiorentino. Non ha sentito mai, non ha letto mai quella zio d'America che continuatamente è stato portato avanti da molti giornalisti, ok? Non ha mai visto questo. Se lui non ha visto, come può rappresentare i giornalisti? So, Sandro, ti dico a te che ieri non ti ho lasciato parlare come volevi tu, ok? Per quella della conferenza stampa, che quando qualcuno offende mio padre, mi arrabbio a non finire. E se qualcuno ha scritto, il nome di Rocco Benito per offendere mio padre, un eroe dell'Italia, perché lui è stato in guerra per
prigioniera di guerra per 5 anni in Africa, io non ve la lascio passare. Fate quel che volete, ma io non ve la lascio passare. Guarda, oggi è la conferma di tutto quello che ho detto ieri, no? Che qui si critica, ma non critica sul pallone, sul calcio, sulle scelte, questo, sul personale. Ieri è arrivato, oggi è uscito questo articolo fatto da Andrea Di Caro sulla Gazzetta dello Sport, che non solo letta qui da tutti gli sportivi in Italia, ma pure in America, no? Che ha fatto questa headpiece, dice in americano. Ok? Che vuol dire headpiece? Hanno deciso, è il tempo di chiamarmi un gangster americano. Hanno usato termini come Don Rocco, hanno usato Don Rocco più che di un grande gangster movie di Coppola e Scorsese. Dopo hanno parlato del Pacino, di Michael Corleone nel Pacino, Virgil Sollozzo. Ma signore mio, a questo punto si è arrivato qui in Italia. Ok, questo è il giornalismo dell'Italia, che non ha messo in evidenza tutto quello che io ho fatto nella mia vita in America, essendo andato in America all'età di 12 anni, e che io per 50 anni ho fatto battaglia sugli stereotipi, gli stereotipi dell'italiano emigrato che è considerato un mafioso. E questo sono venuto qui in Italia, ma non si vergogna lui di aver messo un articolo in questo giornale, vice direttore del giornale, dove ha infamato tutti gli italo-americani che vivono in Nord America. Quelli, e loro pure leggono a questo giornale. È umiliante, ok? Per noi altri che siamo vissuti in America, che abbiamo fatto noi altre le campagne in America per i diritti degli italo-americani, che è un italiano, credo che lui viva a Roma, ok? Un italiano va a scrivere queste porcherie nel primo giornale sportivo d'Italia. Presidente, ci salutiamo ricordando però che domani si gioca contro il Napoli, sarà l'ultima partita al Franchi. Sì, io sono rimasto qui questi giorni per questo, perché non l'ho presa bene il 6-0 che ho preso all'andata, ok? Sono i ragazzi, mi devono promettere che ce la mettono tutto, porteranno orgoglio alla Fiorentina e i suoi tifosi, perché loro giocano per i tifosi, non per i giornalisti. Loro giocano per i tifosi, per fare orgoglio alla città di Firenze, e speriamo che facciamo una bella partita, ok? Che quando mi alzo domani, dopo la partita, che sarò con il sorriso in faccia. Per ora voglio ringraziare ancora una volta a tutti quelli che lavorano con la Fiorentina, ai nostri giocatori, ai nostri allenatori, ai nostri dipendenti e ai nostri tifosi, perché tra pochi giorni me ne vado in America, perché mia moglie ha detto che devo andare in America. Grazie. Grazie Presidente, buon lavoro.